Le richieste al governo. Alcuni sindaci oggi in prefettura a Genova hanno chiesto al ministro Delrio l'allentamento del patto di stabilità. Risposte non polemiche. Soddisfatto del vertice genovese il presidente della regione Burlando. Il governo autorizza lavori affinché la gente non abbandoni la collina. Valdaveto isolata, l'allerta 2 termina a mezzanotte, una grossa frana dalla scoglina impedisce i collegamenti e nel pomeriggio nuovo smottamento. La prima neve, cima dei Monti Imbiancati in Valdaveto, di buon auspicio per il meteo, l'arrivo del freddo, basta pioggia e domani dovrebbe anche arrivare il sole. Mareggiata Arenal, ma il tempo ha nuovamente colpito la zona delle gallerie di Moneglia, già chiusa per una frana, ora una voragine si è aperta sulla strada. 2 milioni di euro di somme urgenze, questo al momento il bilancio di Chiavari dopo l'alluvione, dirottati su progetti di messa in sicurezza i fondi che erano stati destinati ad altri lavori, sospese altresì le manifestazioni natalizie. Buonasera ai telespettatori del TG Tiguglio, dunque ancora un'edizione interamente dedicata ai danni del maltempo e come sappiamo termina questa sera alla mezzanotte lo stato di allerta 2, dunque da domani riaprono tutte le scuole. Ed intanto ci sono tante questioni aperte, ma è stato giudicato in maniera piuttosto positiva il vertice di questa mattina in prefettura a Genova tra i sindaci, la regione Liguria, il sottosegretario Delrio e il capo di protezione civile nazionale Gabrielli. Sentiamo proprio il commento del presidente Burlando. Effettuare i lavori necessari affinché la gente non abbandoni la collina è quanto è emerso oggi dopo l'incontro dedicato all'alluvione a Genova in prefettura. A sostenerlo il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Delrio insieme al capo di protezione civile nazionale Gabrielli ed ha espresso un giudizio positivo il presidente della regione Liguria Claudio Burlando. Non è che abbiamo avuto soldi in mano questa mattina, ma sapevamo che non era possibile. Ma ci hanno detto fate fare i lavori e non portatevi la gente alle colline. Questo per me vale tanto, perché so che quando poi porteremo un elenco di interventi fatti qualcuno insieme a noi ne risponderà e questo per noi è già molto importante. Garantito dunque l'impegno ad allentare il patto di stabilità, così come richiesto anche dai nostri sindaci commossi per quanto accaduto nel territorio. L'ultima alluvione purtroppo ancora una volta ha fatto 2 vittime a Leivi. Adesso giovedì si dovrà affrontare anche il capitolo imprese e famiglie, come ha ricordato Burlando. L'impegno che dal 2015, quindi quando bisogna pagare le opere, insomma, questo sia una cosa portata a casa e quindi questo è un secondo punto molto importante. Naturalmente adesso ci vedremo a Roma, credo giovedì, bisogna affrontare il tema delle imprese e delle famiglie, che è l'altro grande tema, perché noi non possiamo fermare il treno per Genova, che comunque già non ha vagoni sufficienti, ma non possiamo aggiungere a quel treno tutti gli altri vagoni, altrimenti non accontentiamo nessuno. Quindi giovedì bisogna affrontare il tema di famiglie e imprese, insomma. Però sul fronte dei lavori c'è un'assunzione di responsabilità condivisa per farli partire e quindi una decisione poi anche comune su come farli fronte. Infine Burlando ha detto ancora una volta in queste situazioni ci vogliono risposte non polemiche. Io penso che l'ultima dichiarazione di Renzi da Sydney di ieri sera sia stata quella giusta. Ora pensiamo ai danni, stamattina ci abbiamo pensato. Penso che sulla storia di questo paese bisogna avere una responsabilità condivisa tra i diversi livelli istituzionali. Mi sembra un'osservazione corretta, francamente. E penso che appunto in questo momento bisogna dare la risposta alle comunità. Se avete sentito i sindaci parlare prima, la commozione, i pianti che ha coinvolto anche me e Delrio, vi rendereste conto che tutta questa nostra gente qui vuole in questo momento risposte non polemiche? Francamente non ne ho fatto mai, ho risposto sempre però anche a Gabrielli, perché abbiamo bisogno di tutto in questo momento e quindi anche dall'esercito e non mi sono tirato mai indietro, neanche col Presidente del Consiglio. E
vediamo com'è subito la situazione nel nostro entroterra. Le vallate sono letteralmente in ginocchio, soprattutto alcune, soprattutto in alcuni punti ben precisi. L'unica nota positiva che vi possiamo dare per la Fontana Buona è che nel territorio del comune di San Colombano Certenoli sono iniziati i lavori di ripristino della strada di Vignale, che servirà provvisoriamente anche la frazione di San Martino del Monte, isolata, come sapete, a seguito delle frane dei giorni scorsi, e qui vi risiedono alcune famiglie che sono supportate da volontari ed anche dalla protezione civile. E la Val d'Aveto è ancora isolata per la grossa frana che si è abbattuta dalla scoglina questa mattina, che ne impedisce dunque i collegamenti. Nel pomeriggio c'è stato anche un nuovo smottamento, tra poco ne parleremo meglio, e poi intanto ci sono novità che riguardano anche la Val Graveglia, illustrate dai tecnici della provincia di Genova. Per intervenire un tratto sarà chiuso domani sera e domani notte. Vediamo. Ancora in ginocchio il nostro entroterra, con le sue vallate più interne, pietre, massi e piante sulla strada, ma anche in bilico sulla ripida e scoscesa parete che la delimita a monte. L'ennesima frana di questa tremenda stagione di alluvioni ha colpito la provinciale 23 della Scoglina, a 15 km da Monleone di Cicagna, in una zona vicina al passo che collega la Val Fontana Buona e la Val d'Aveto, e prima di poterla riaprire al transito interverrà anche una squadra di rocciatori specializzati per sganciare dal versante materiali e alberi pericolanti. E questa è la decisione dopo il sopralluogo di oggi dei tecnici della provincia. I rocciatori hanno già fatto le prime valutazioni delle operazioni necessarie nel pomeriggio da terra, ma inizieranno a lavorare in parete, se il tempo lo permetterà, da domani, perché la pioggia che continua a cadere e i rivoli d'acqua che scendono ancora dal versante non consentono in queste ore di intervenire in sicurezza sul costone roccioso, spiegano i tecnici provinciali. Su questo tratto della frana gli uomini della provincia, che lo presidiano costantemente, stanno aprendo una pista assolutamente temporanea e specifica, esclusivamente per far passare alcuni mezzi dei vigili del fuoco diretti a Rezzoaglio per interventi urgenti. E 8 ore di chiusura notturna sulla provinciale 26 della Val Graveglia, da domani sera alle 21 alle 5 di mercoledì mattina, per lavori urgenti di ripristino della strada in un tratto dove la violenza del torrente in piena aveva sfornellato, ossia scavato, aprendo una breccia sotto la carreggiata. L'intervento della provincia di Genova inizierà con lo scavo per mettere in sicurezza e verificare le esatte dimensioni della cavità creata dal corso d'acqua sotto il piano stradale, e poi consolidare il tratto con riempimenti di pietre e ghiaia e gettate di calcestruzzo. E vi parlavo di una seconda frana della giornata sulla provinciale 23 della Scoglina, già martoriata dall'alluvione anche lo scorso autunno, come sappiamo, e dunque dopo quella vicina al passo fra la Val Fontana Buona e la Val d'Aveto, un grosso movimento franoso si è abbattuto a Follo, nel comune di Cicagna, a meno di 2 chilometri dall'innesto con la provinciale 225 della Val Fontana Buona. Al momento sulla frana di Follo la strada è chiusa perché dal versante sono precipitati in due riprese 300 metri cubi di pietra e terra, che nella seconda ondata hanno trascinato sulla carreggiata anche alberi e piante. La provincia di Genova ha fatto entrare in azione una ruspa sulle masse di terra e pietre della frana, mentre squadre della viabilità con motoseghe ed altre attrezzature stanno ancora intervenendo per tagliare e spostare dalla carreggiata i tronchi caduti. Sempre per maltempo è stato transennato sul ciglio di valle, a causa di un cedimento della carreggiata, anche un tratto di 30 metri sulla provinciale 586 all'altezza del comune di Carasco, senza particolari problemi al momento per la circolazione, perché la carreggiata di quel tratto fortunatamente è piuttosto ampia e rimangono liberi per il transito dunque 6 metri di larghezza, come hanno confermato pochi istanti fa i tecnici della provincia di Genova. E facciamo ancora il punto della situazione per alcuni comuni che sono stati anche presenti quest'oggi in prefettura a Genova, come vi dicevo. In particolare è il caso del sindaco di Leivi Centanaro, che è stato molto preciso e puntuale nelle sue richieste. Sentiamo.
importante poter contare ed avere le istituzioni vicine. Devono sostenerci e permetterci di risanare quanto prima le nostre strade. A dirlo è il sindaco di Levi, Vittorio Centanaro, al termine dell'incontro di stamattina in prefettura a Genova, insieme al ministro Delrio e al capo di Protezione Civile Nazionale, Gabrielli, tornato nuovamente nel nostro territorio. Erano presenti anche i sindaci di Mezzanego, Repetto, Borzonasca, Maschio e l'assessore Calabro per Sestri Levante. Il territorio è monitorato, siamo sempre in allerta 2, la pioggia ci mette ancor più in difficoltà per quanto concerne la sistemazione dei fronti franosi. Ho voluto intervenire per primo stamani perché non ce la faccio più e ho molte cose da dire, spiega Centanaro, che ha chiesto in particolar modo che il governo centrale allenti il patto di stabilità e tolga il prelievo forzoso, mettendo a disposizione tutte le risorse necessarie per effettuare i lavori più urgenti legati all'alluvione. E si è detto particolarmente soddisfatto il sindaco Centanaro al termine di questo incontro. Ancora pochi istanti fa ci ha riferito che è importante avere le istituzioni vicine, è un primo passo che ci sia un'apertura così importante a fronte di queste tragedie da parte del governo centrale, e riferisce anche che fortunatamente al momento sta piovendo parecchio ma non ci sono nuove frane o smottamenti. I sopralluoghi comunque proseguono e si inizierà ancora anche domattina a ispezionare le zone più critiche del territorio. E il sindaco di Cogorno, Enrica Sommariva, ha emesso un'ordinanza nel pomeriggio che sospende il mercato di domani mattina, martedì, per questioni di viabilità, in modo da consentire, spiega, la continuazione del trasporto da e per la zona di ammassamento dei detriti in località San Martino. Questo tipo di servizio, difatti, ci tiene a sottolineare Sommariva, nei confronti dei suoi concittadini, non è praticamente mai cessato, è fondamentale, riferisce ancora, è stato tutto il lavoro della Protezione Civile, dei volontari della Croce Rossa e di tutti i tecnici comunali. Ed intanto sono disponibili in comune a Cogorno i moduli per compilare la richiesta da anni da parte dei privati e delle attività economiche. Di conseguenza gli interessati si possono rivolgere e anche recare direttamente negli uffici comunali di Cogorno. Anche a Carasco, come sapete, purtroppo permangono davvero moltissime criticità e soprattutto ancora oltre 40 persone restano sfollate ancora questa notte. Il sindaco chiede la presenza, se possibile, di nuovi volontari. Anche in questo caso proseguono incessantemente sopralluoghi ed ispezioni. Piove ma la situazione è tranquilla, stiamo levando le piante dal fiume nella zona di Terra Rossa di Carasco grazie ai molti volontari, anzi lancio un nuovo appello se ci sono altri volontari disponibili ad aiutarci nella giornata odierna. Ad esprimersi così è il sindaco di Carasco, Massimo Casaretto, che si sta anche occupando di far ripartire le aziende del territorio. Oggi la Sogegros ha parzialmente riaperto. In mattinata sono anche stati tolti gli ingombranti con i mezzi del consorzio Rio Marsiglia. Sfollati. Il sindaco spiega che la situazione è particolarmente critica e delicata. Nel pomeriggio valuteremo se far rientrare alcune famiglie, ma al termine dell'allerta 2. Dopo 5 giorni ospitati da parenti ed amici, hanno diritto di rientrare in casa propria, ma per i più sarà davvero difficile perché le frane incombono sulle case. In totale sono 42 gli sfollati di Carasco. Sopralluoghi in queste abitazioni saranno effettuati durante la settimana dal sindaco, dai tecnici comunali, dai geometri e dai geologi. Ecco, ritorniamo ancora a parlare degli smottamenti nell'entroterra. Come vi dicevo ad inizio di telegiornale, l'imponente frana che interessa la strada provinciale della Scoglina. Qui i collegamenti, come detto, diventano davvero particolarmente difficoltosi perché la Valdaveto resta isolata. Questo è lo smottamento e questa la cartellonistica che abbiamo ripreso proprio pochissimi istanti fa. È evidente che a questo punto, per raggiungere la Valdaveto occorre fare un giro piuttosto articolato dalla Fontanabuona e prendere la direzione Torriglia, raggiungere la Val Trebbia e qui proseguire per Barba Gelata. Qui poi sull'altro versante della Scoglina si riesce a raggiungere la Valdaveto. È evidente che i collegamenti sono sempre più impossibili e difficoltosi, purtroppo. Queste sono criticità di cui vi abbiamo parlato spessissimo nel nostro territorio.
territorio e già ancora nella penultima ondata di maltempo permanevano proprio queste difficoltà anche per la chiusura all'altezza della Squazza. Tutto questo, come potete ben capire, non permette i collegamenti, di conseguenza gli amministratori sono davvero in ginocchio. Ecco perché è davvero importante la vicinanza del governo centrale, l'arrivo di stanziamenti e di fondi, e su questo si fa anche portavoce, naturalmente, come avete sentito, la Regione Liguria attraverso le parole del governatore Burlando. Speriamo si possa quanto prima intervenire, è evidente che non sono lavori che i tecnici possono svolgere in pochissimo tempo e in pochissimi giorni. Quello che anche si spera è che però con il termine di questa ondata di maltempo si possa provare quantomeno a intervenire. E invece arriva fortunatamente una buona notizia, come vi dicevo, sulla scoglina nel pomeriggio, come se non bastasse, si era abbattuta un'altra frana all'altezza della località Follo nel comune di Cicagna. Qui adesso la situazione è stata ripristinata, dunque la strada è nuovamente aperta, i tecnici sono riusciti ad intervenire, quindi per quanto riguarda questo aggancio particolare della strada su questa arteria della Fontana Buona al passo della scoglina, dovremmo avere queste notizie, ecco, che risultano confermate di minuto in minuto dalla redazione. È evidente di prestare particolare attenzione, magari l'arteria non è completamente aperta, ma a senso unico alternato si passa. È inevitabile ricordare ancora una volta, crediamo sia importante proprio alla luce di queste piogge e di questi che provocano quindi ancora smottamenti, magari anche nei giorni successivi, anche laddove si può transitare, prestare sempre particolare attenzione, occhi ben aperti da parte degli automobilisti, anche dove si può passare, perché magari, anzi senza magari, il terreno è particolarmente debole e magari scivoloso. È bene transitare facendo particolare attenzione, in alcuni tratti magari percorrere la strada anche a bassissima velocità, ancora inferiore magari rispetto a quelle a cui siamo abituati normalmente. Queste attenzioni sono importanti, vedremo se avremo ulteriori novità nel corso del telegiornale prima del termine di questa edizione speciale, come detto, sempre in diretta ed inevitabilmente più lunga, dedicata a tutti questi aggiornamenti che, come vedete, via via continuano ad arrivare. Quindi la situazione comunque è monitorata, il messaggio da dare è anche questo, che anche laddove l'arteria resta chiusa sono comunque presenti o gli uomini della provincia con i tecnici o comunque anche i tecnici comunali, poi sono sempre presenti anche alcuni esponenti naturalmente della protezione civile e tantissimi volontari sempre pronti ad intervenire in caso di alcune necessità, e spesso, come è accaduto anche questa mattina per una signora di San Salvatore di Cogorno, ad accompagnare o scortare per alcuni tratti con i propri mezzi proprio le persone magari più insicure o che possono avere difficoltà o che devono raggiungere abitazioni dove purtroppo vicino ci sono delle frane. Quindi attenzione ancora maggiore in queste circostanze, e proviamo a tirare un sospiro di sollievo e a fare vedere delle immagini che sono state particolarmente apprezzate, perché è arrivata la prima neve in Val d'Aveto, cime dei Monti Imbiancate. Questo è di buon auspicio anche per le condizioni meteo, peraltro domani dovrebbe arrivare il sole, ci speriamo davvero tutti, sentiamo. Prima neve oggi sulle alture della Val d'Aveto, una imbiancata che è piaciuta proprio a tutti, non solo a chi ama questo fenomeno della natura e la montagna, ma perché fa pensare che le piogge finiranno e arriverà il freddo inverno, così gli alluvionati finalmente non dovranno fare i conti anche con nuovi fenomeni temporaleschi in una situazione già di per sé molto critica. E dunque oggi in Alta Val d'Aveto ha nevicato, uno spettacolo molto apprezzato, quello che possiamo vedere sulle cime dei Monti Imbiancati, sul Tomarlo, a 1482 metri di altezza. E sulla costa l'aria decisamente più fredda si è sentita subito già da questa mattina. La neve ha continuato a scendere anche nel pomeriggio. A Santo Stefano d'Aveto e a Cabanne di Rezzuaglio intanto oggi sono stati registrati 4 gradi. L'auspicio è che possa dunque partire presto la nuova stagione invernale, i collegamenti viari siano quanto prima ripristinati, arrivino i finanziamenti richiesti dagli amministratori per far fronte alle criticità principali almeno e tirare finalmente
un sospiro di sollievo. Ecco, tiriamo un sospiro di sollievo, lo speriamo sul serio. Ed intanto, come vi dicevo, è aperta a senso unico alternato la strada provinciale 23 della Scoglina, in località Folla, all'altezza del comune di Cicagna, proprio per consentire il passaggio del traffico evidentemente bloccato in queste ultime ore. La notizia è proprio confermata dai tecnici della viabilità della provincia ed anche dal consigliere regionale Limoncini. Poi verrà probabilmente chiusa ancora per un'ora dopo il passaggio ovviamente delle auto, per permettere proprio gli interventi di messa in sicurezza della carreggiata e poi riaprire normalmente e direi definitivamente alla viabilità. Comunque in questo momento le auto possono transitare a senso unico alternato nella località Follo di Cicagna. Adesso vi do ancora una notizia che riguarda il comune di Rapallo. Ovviamente resta costituito fino alla mezzanotte il centro operativo comunale, il territorio è monitorato dalla protezione civile, dagli agenti di polizia municipale e dai volontari. Il ponte di Piazza Cile resta sollevato per tutta la permanenza dello stato di massima allerta. Al momento le strade in centro e in periferia nelle frazioni sono percorribili. La giornata dunque è stata piuttosto tranquilla, come riferisce il sindaco Carlo Bagnasco, che ribadisce naturalmente l'importanza di adottare comunque tutte le misure di autoprotezione, evitando in particolare di parcheggiare, ovvio, i propri mezzi in prossimità dei corsi d'acqua. Il sindaco ci tiene comunque a ribadirlo ancora una volta. Ed intanto ancora una nota per Rapallo che arriva dal consigliere Capurro, che chiede di inserire all'ordine del giorno dei lavori per la prima adunanza consigliare, per il prossimo consiglio comunale, una mozione al fine di promuovere un'ampia discussione e una votazione su un ordine del giorno per la volontà del consiglio sull'alluvione del Tiguglio, fare proprio il punto di quanto avvenuto nel nostro territorio e dunque valutare bene come muoversi. Capurro manifesta anche la propria contrarietà ad esempio per quanto riguarda tra le somme stanziate per le manifestazioni natalizie e poi il circo, che peraltro posizionato al boate, dice può comportare rischi elevati in termini di sicurezza per i bambini. E dalla consigliera Elisabetta Ricci arriva un altro appunto, un Natale di solidarietà. Dice: in questi giorni abbiamo assistito ai tragici e luttuosi eventi che hanno messo in ginocchio la nostra regione, in particolar modo i cittadini di Chiavari, Levi e della Val Fontana Buona, che hanno subito ingenti danni. E allora Ricci dice: sarebbe auspicabile a Rapallo un Natale con meno sperperi della giunta comunale e più solidarietà verso i comuni e le popolazioni colpite dall'alluvione. Io direi che adesso ci fermiamo per un po' di pubblicità, poi andiamo avanti, ancora seconda edizione del nostro TG Tiguglio dedicata al maltempo. Vedremo anche com'è la situazione lungo le nostre coste e parleremo ancora di altro sempre in riferimento a questa alluvione. Vi aspetto allora tra pochissimo. Riprendiamo in diretta la seconda parte del nostro TG Tiguglio, anche questa sera edizione speciale dedicata al maltempo. Vi dicevo che adesso avremo parlato anche delle situazioni principali che riguardano i comuni costieri. Intanto ricordo che anche presso il comune di Sestri Levante, ancora fino alla mezzanotte, operativo il centro intercomunale della Val Petronio, ed intanto si devono fare i conti con la mareggiata Renal. Maltempo ha colpito nuovamente una zona anche qui già messa in ginocchio con la frana di alcune settimane fa, che ne ha imposto la chiusura dalle gallerie per Moneglia ed Eiva Marina, e adesso nella notte tra sabato e domenica nuove problematiche sulla strada di Renal. Vediamo.
Tragedie e danni nell'entroterra con questa ultima ondata di maltempo che però non sta risparmiando neppure i comuni costieri flagellati da due mareggiate violente con venti dai quadranti meridionali che hanno superato gli 80 km orari. La prima mareggiata con venti da Scirocco ha danneggiato la diga foranea e la soprastante passeggiata Santa Margherita Ligure. La seconda, avvenuta nella notte tra sabato e domenica, ha eroso i litorali raggiungendo la massicciata ferroviaria a Cavi di Lavagna, sconquassato la Baia del Silenzio a Sestri Levante e a Riva Trigoso sono visibili i segni lasciati con il crollo dell'imponente muro costruito dai tedeschi e confinante con la mensa della Fincantieri e ancora a Renà con i cedimenti stradali. Un'erosione continua alla quale si potrebbe mettere fine solo con tonnellate di scogli per ripascere la diga di Portobello e quella a difesa del centro abitato di Moneglia e da Renà con alcuni pennelli a difesa della strada Riva Moneglia e per il centro abitato. Ma per fare questo occorrono decine di milioni di euro e la coperta è sempre più corta. Facendo due conti, per la messa in sicurezza della frana dalle gallerie per Moneglia occorrono dai 200 agli 800 mila euro, per la messa in sicurezza della frana delle gallerie con annessa ricostruzione del muraglione all'imbocco della prima galleria lato Renà. Ci vogliono poi altri lavori, come ad esempio i pennelli a mare, che possano fronteggiare le onde, impedendo che ogni anno l'erosione comporti costosi interventi tampone, che poi si rilevano insufficienti alla prima calamità naturale. Ecco, questa è la situazione in particolare nel territorio del comune di Sestri Levante. Vi volevo portare ancora un attimo nell'entroterra e sulle criticità della Val d'Aveto, perché tanti telespettatori ma anche gli stessi amministratori auspicano davvero che si possa risolvere quanto prima la situazione, perché ci hanno fatto un conto proprio chi transita e effettua questi chilometri per spostarsi in valle. Normalmente per effettuare la tratta di Monleone a Parazzuolo ci vogliono 23 chilometri perché si passa appunto dalla scoglina. Invece, dovendo fare il giro più lungo che vi elencavo prima, quindi con Torriglia e Barbagelata, ci occorrono 58 chilometri. Vedete quanto si allunga il tragitto, sono 35 chilometri in più. È davvero una situazione disagevole e tutti auspicano che quanto prima si possa porre rimedio e riaprire anche questa arteria che, come potete capire bene, è davvero fondamentale per questo collegamento con la Val d'Aveto. Ritorniamo sulla costa con una nota che è arrivata dal presidente del Consiglio Comunale di Chiavari, Maurizio Barsotti, che dice: dopo una settimana di passione per tutta la cittadinanza di Chiavari, in un momento drammatico in cui siamo tutti impegnati a far fronte ad una situazione di reale emergenza, sono rimasto sorpreso, rientrando nel mio ufficio, nel trovare delle lettere di sollecito riguardanti la richiesta di convocazione di alcune commissioni consiliari. Pur non volendo in alcun modo sminuire l'importanza degli argomenti dei quali si richiede la trattazione, non posso che sottolineare come le priorità, ed è tristemente noto, in questo momento siano ben altre. Prosegue Barsotti: sono pertanto stupito ed amareggiato, poiché l'inopportuno sollecito proviene da persone che ho sempre ritenuto corrette e dotate di buon senso. Tra l'altro non ho avuto modo di incontrarle né al COC né in altri luoghi dediti all'emergenza alluvione. Resta inteso, chiude Barsotti, che non appena le maggiori criticità a seguito dell'alluvione verranno meno, mi auguro presto, l'attività ordinaria dell'amministrazione riprenderà il suo corso. Ed intanto fino a questa sera le somme urgenze per la città di Chiavari ammontano a 2 milioni di euro. Questo è quello che ha detto il sindaco, questo è il bilancio allo stato attuale dopo l'alluvione. Dirottati su progetti di messa in sicurezza anche quei fondi che erano stati destinati ad altri lavori, adesso sentiamo quali, e poi viene confermato da Levaggi quello che ci aveva detto anche nei giorni scorsi, sono cioè sospese le manifestazioni natalizie. Ma facciamo il punto con il servizio.
Questa mattina in Comune a Chiavari si è svolto un incontro tra il sindaco Roberto Levaggi, il vice Sandro Garibaldi e tutti i dirigenti del settore opere pubbliche, alla presenza di ingegneri e consulenti, tecnici esterni, per esaminare la situazione delle somme urgenze da sottoporre alla prossima giunta comunale. È emersa naturalmente la necessità di ingenti somme per mettere innanzitutto in sicurezza alcuni tratti del Rupinaro, dove nei punti più critici i lavori sono peraltro già iniziati. Si rende inoltre necessario un controllo preciso di tutti i ponti su Rupinaro stesso e di alcuni argini dell'entella e dei suoi rivi laterali. Altri interventi andranno effettuati su alcune frane, seppur di modeste dimensioni, dicono da Palazzo Bianco, nelle frazioni di Caperana Alta, Sanguineto, Magena e Campodonico. Alla luce delle criticità che sono state evidenziate, considerando solo le prime somme urgenze e senza contare gli investimenti strutturali che dovranno essere effettuati, la stima dei danni è di circa 2 milioni di euro, senza contare le somme che si dovranno spendere per lo smaltimento e la raccolta di tutti i detriti e degli ingombranti derivanti dall'alluvione. La giunta comunale chiavarese, tenuto conto di tale situazione, oltre a sospendere tutte le manifestazioni dei prossimi mesi, incluse quelle natalizie di fine anno, ad eccezione delle luminarie già installate che d'accordo con Ascom verranno mantenute, ha deciso di far confluire parte dei fondi destinati a progetti già finanziati ed approvati nell'avanzo di bilancio, utilizzabili per risolvere i problemi più urgenti con le necessarie opere di ripristino. Tra questi dunque il progetto del sagrato antistante la cattedrale Nostra Signora dell'Orto, la cui somma di 250.000 euro verrà dirottata appena possibile in avanzo di amministrazione per essere utilizzata alla messa in sicurezza del territorio comunale. Il progetto di risistemazione complessiva di Piazza dell'Orto, che prevede tra l'altro lo spostamento dei capilinea degli autobus in altra zona, sarà esposto nei prossimi giorni e riformulato con l'ausilio di professionisti esterni e progettisti del PUC. Sarà compatibile e in linea con le pavimentazioni di via Cittadella, via Martiri della Liberazione, via dei Casaretto e analogo a quelle recentemente rifatte in via Sant'Antonio e via delle Vecchie Mura, in modo da dare omogeneità senza discontinuità all'asse che va dalla stazione via Medaglie d'Oro al centro storico. E intanto da oggi a Chiavari è aperto lo sportello comunale dove i cittadini privati potranno reperire i moduli modello D e fare domanda per il risarcimento dei danni subiti a causa dell'alluvione. È attivo presso l'ufficio edilizia privata in via Vinelli ed è aperto dal lunedì al venerdì con orario 10-12, il mercoledì dalle 14.30 alle 16.30. I moduli saranno anche reperibili e scaricabili dal sito del comune www.comune.chiavari.it. Funzionari e tecnici sono naturalmente a disposizione per fornire le informazioni necessarie per la miglior predisposizione delle domande stesse, che dovranno essere corredate da documentazione fotografica, come vi abbiamo ribadito anche noi più volte. Questo è davvero fondamentale e ricordiamo anche che per presentare domanda c'è tempo per 30 giorni a decorrere dalla data degli eventi alluvionali. Per i danni economici alle attività commerciali ed artigianali invece il comune ricorda che in questo caso è necessario rivolgersi alla Camera di Commercio di Genova. Ed intanto, rimanendo sempre a Chiavari, il comune ricorda ancora che ancora per oggi è sospeso il servizio di raccolta porta a porta. Inoltre l'amministrazione specifica anche che i parcheggi blu in queste giornate sono gratuite. Poi è arrivata adesso la comunicazione ufficiale, ma ve l'avevamo già detto, siccome termina l'allerta 2, domani le scuole a Chiavari sono aperte, ma domani le scuole sono aperte in tutto il comprensorio. Parlavamo della situazione di Chiavari, ebbene l'ASCOM di Santa Margherita Ligure e Portofino, presieduto da Massimiliano Zanasi, rinuncia al Santa Claus Village per donare uno spettacolo natalizio ai bambini chiavaresi colpiti dall'alluvione. Sentiamo. Pur non avendo ancora ricevuto una comunicazione scritta ufficiale, abbiamo appreso con dispiacere della rinuncia da parte dell'ASCOM di Santa Margherita Ligure Portofino ad allestire il Santa Claus Village, che è considerato da questa amministrazione un'ottima iniziativa a vantaggio sia dei cittadini sia degli ospiti, ma i fondi che erano stati destinati a sostenere il Santa Claus Village verranno in parte utilizzati per donare al Comune di Chiavari uno spettacolo per i bambini e le famiglie da concordare nelle modalità e nei tempi con l'amministrazione comunale chiavarese.
A dirlo è il sindaco di Santa Margherita Ligure Paolo Donadoni, dopo la decisione del presidente Ascom cittadino Massimiliano Zanasi, che nei giorni scorsi ha spiegato con una lunga e commossa lettera i motivi per cui non si farà il Santa Claus Village a Santa Margherita Ligure. Un aiuto concreto, quello dell'Ascom San Margheritese e Portofinese al comune di Chiavari, che a seguito dell'alluvione rinuncia, come noto, alle manifestazioni natalizie. Bene, vi ricordo adesso com'è la situazione che concerne la viabilità ANAS per quanto riguarda i tratti autostradali. Secondo le notizie arrivate dalla regione Liguria, l'autostrada 7 Serravalle-Genova, l'intera tratta è percorribile in entrambe le direzioni, così come la 10 Genova-Savona. Anche il nostro tratto di A12 Genova-Sestri-Levante è percorribile in entrambe le direzioni. Sono confermate, direi, tutte le tratte autostradali. Per quanto riguarda la circolazione ferroviaria, sospesa tra Campo Ligure e Ovada a seguito di un movimento franoso a Rossiglione, e per il resto non ci sono particolari aggiornamenti. Sempre per quanto riguarda il maltempo, dalla regione Liguria arriva un'altra novità: si tratta di una campagna di comunicazione per rilanciare l'immagine del sistema turistico di Genova e della Liguria colpita da queste ripetute alluvioni. In realtà un provvedimento ad hoc per il capoluogo ligure era praticamente pronto, è stato condiviso da regione e comune dopo l'alluvione del 10 ottobre scorso. Erano state trovate anche risorse, ricorda l'assessore Berlangeri. Ora però il programma è da rivedere, per quanto ci riguarda va allargato, dice, questo è importante, a tutto il territorio della regione Liguria. Le tempeste di pioggia hanno provocato tantissimi danni a Genova, così come a Chiavari e in diverse località turistiche della riviera di Levante e di Ponente. Dunque bisogna pensare a raccogliere i turisti, quei 10 milioni di turisti, dice ancora Berlangeri, che ogni anno hanno fatto un viaggio o una vacanza nella nostra Liguria, ospiti delle strutture ricettive, nelle residenze private, magari ospitarne anche altri che verranno a Milano per Expo 2015. Una nota sportiva, perché ancora una volta dobbiamo ribadire che alla luce di questa situazione sono stati fermi i campionati di calcio nel fine settimana, si è giocato solo in Serie D. Ieri la Lavagnese ha perso in casa a Rivoli 1-0 contro il Prosettimo e Settimo, ma i bianconeri restano in testa alla classifica in coabitazione con Bellinzago, Caronnese e Prosettimo e Eureka con 25 punti. Nel derby del Macera 0-0 tra Rapallo Bogliasco e Sestri Levante, i corsari sono attualmente terzi con 23 punti, i bianconeri sono terzultimi con 8 punti. Dopodomani, mercoledì, si giocheranno i recuperi: Borgosesi alla Vagnese, Sestri Levante Valle d'Aosta, Rapallo Bogliasco Bra. E ieri due chiavaresi lontano da Chiavari hanno realizzato delle reti importanti per le proprie squadre: Simone Basso del Trapani in Serie B e Silvano Raggio Garibaldi del Mantova in Lega Pro hanno voluto poi dedicare i loro gol alla loro città colpita così duramente dall'alluvione di lunedì notte. Direi che a questo punto possiamo terminare con questa edizione speciale del nostro TG Tiguglio. Io allora ricordo ancora la provinciale della Scoglina chiusa e dunque questa tratta inevitabilmente più lunga per raggiungere la Val d'Aveto passando da Torriglia e Barbagelata. Ricordo invece che a senso unico alternato si transita lungo il tratto della 23 della Scoglina, località Follo, all'altezza del comune di Cicagna, e ribadisco ancora che termina alla mezzanotte l'allerta 2, pertanto domani le scuole sono aperte. Bene, vi ringrazio per essere rimasti con noi, vi lascio al meteo e poi, a grande richiesta, questa sera trasmettiamo di nuovo l'evento serata Lavagna in dialetto, così come richiesto da tanti telespettatori. Tra l'altro anche qui c'è una notizia collegata al maltempo importante, risvolto positivo
che vi dicevo in queste giornate da chi davvero non vuole abbandonare gli alluvionati. A breve saranno difatti disponibili nei negozi, nelle attività commerciali del comune di Lavagna, a cura quindi del CIV, questa iniziativa del CIV di Lavagna, i DVD di questa serata, ed il ricavato sarà devoluto agli alluvionati della zona. Vi ricordo ancora che come sempre potete tra pochissimo spostarvi sull'altro nostro canale, il 117 Tiguglio TV, e vedere in replica questa edizione del telegiornale. Poi le notizie le trovate anche sul nostro sito internet www.entellatv.net, sulla nostra pagina Facebook, su Twitter e anche sul canale YouTube, con veramente tante visualizzazioni, come ormai sapete. Dunque trovate il nostro TG Tiguglio, la nuova edizione del telegiornale domani, naturalmente a partire dalle 12:45. Davvero tutto, una buona serata. Previsioni per domani, martedì 18 novembre. Residua debole instabilità con nubi in progressivo dissolvimento. Venti in prevalenza moderati settentrionali. Mare in aumento fino ad agitato con rischio di mareggiate. Le temperature previste sulla costa tra 11 e 18 gradi. Nell'entroterra tra 7 e 15 gradi.